Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Mary in Cucina. Oggi vi proporrò un panettone artigianale fatto naturalmente da me, classico. Io ho usato delle mandorle sgusciate, delle gocce di cioccolato, dell'uvetta dei canditi e aroma al mandarino. Allora, innanzitutto premetto che questa ricetta è molto lunga, ci vogliono più di 2 giorni, però la soddisfazione di fare il panettone da voi sarà molto molto grande. Allora, innanzitutto sarà una cosa molto genuina e poi direte: questo l'ho fatto io, e vi garantisco che è molto buono, molto morbido e veramente ottimo e molto profumato. Allora, mi scuso anche per la voce che ho nei video perché sono raffreddata e prima lo ero ancora di più, quindi la voce non è al top, però penso si capisca benissimo quello che dico. Poi invito a iscrivervi al mio canale, a mettere like, a condividere i miei video e a commentare. Ringrazio tutti i miei iscritti, mando un bacione a tutte le persone che si iscrivono al mio canale, che commentano e che mi vogliono bene. Poi mando gli auguri a tutti voi di Buon Natale e di buone feste. Un bacio da Mary in Cucina. Per il nostro panettone serviranno 4 uova intere. Andate ad amalgamare 150 g di zucchero. Aggiungete adesso 30 ml di olio di semi di girasole e un pizzico di sale. Aggiungete adesso 1 kg di farina bianca 00 setacciata. Mano a mano che il composto diventa più duro, iniziate ad impastare con le mani. Trasferite in un contenitore più grande e aggiungete a metà operazione 400 ml di acqua, 100 ml di sale e 7 g di lievito di birra secco. Io ho aggiunto uva passa, canditi, gocce di cioccolato e mandorle sgusciate bianche. Ho aggiunto adesso aroma al mandarino. Il nostro impasto andrà in frigo e lo lasceremo lievitare coperto per ben 12 ore. Trascorse le 12 ore, abbassiamo l'impasto e lo riponiamo nel frigo per altre 12 ore. A questo punto lo tiriamo fuori dal frigo, lo mettiamo negli stampi per il nostro panettone e lo ricopriamo di mandorle bianche, di uvetta, di ciò che più vi piace. Io ho scelto le mandorle bianche sgusciate. Adesso lasciamo lievitare i nostri panettoni per altre 2 ore. A questo punto li riponiamo in frigo e li lasciamo per altre 12 ore. A questo punto li tiriamo fuori dal frigo e li lasciamo lievitare altre 4 ore. A questo punto preriscaldiamo il forno e lasciamo lievitare i nostri panettoni per un'altra mezz'oretta. Io ho messo in superficie delle mandorle, poi ho messo uvetta e qualche candito. Voi potete mettere quello che più vi piace. Adesso li andiamo ad infornare, forno ventilato 200 gradi circa 45 minuti. Ed eccoli qua i nostri panettoni cotti. Adesso li facciamo raffreddare ben bene e poi vi mostro anche l'interno. Ed ecco qua l'interno del nostro panettone. Devo dire che il lavoro è stato lungo, ma ne è valsa davvero la pena.